Allora, noi ne parliamo anche con il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E grazie chiaramente, presidente, per aver accettato il nostro invito. Le strappiamo pochi secondi. Empoli quart'ultimo, quindi ad oggi salvo in Serie A con 3 punti in più sul Bologna. La sessione di calcio mercato si è chiusa con un Empoli che ha fatto diversi movimenti in entrata e in uscita. La domanda che si fa in questi casi è classica. Lei è soddisfatto? Direi abbastanza, non completamente. Volevo fare un difensore in più e ne ho presi un paio giovani. Sono contento di questi ragazzi. Speriamo di far meglio, perché poi alla fine il problema ce l'abbiamo soprattutto lì. Numeri alla mano. Però insomma confido anche su una crescita della squadra, perché poi alla fine è piuttosto giovane la nostra squadra, c'ha qualche elemento esperto, ma normalmente, come nostra tradizione, nel giorno di ritorno c'è una crescita dei giovani. Certo. Presidente, quello che sussurra Radiomercato, naturalmente adesso a bocce ferme, a giochi fatti, le posso anche chiedere se è così e sono certo di una sua risposta sincera, è che in qualche modo in questa storia del difensore c'entra anche il Napoli, nel senso che l'Empoli aveva guardato, visto che alla Samp non trova tanto spazio, ad un ritorno di Tonelli e aveva anche in qualche modo ipotizzato un altro ritorno, quello possibile di Luperto. In entrambi i casi la questione non si è concretizzata. Luperto, Tonelli sono stati due nomi che sono stati sulla sua agenda in maniera importante? Sì, ora Luperto forse un po' meno, perché noi come centrale di sinistra siamo sinceramente ci sentiamo a posto. Abbiamo preso anche un ragazzo nuovo, insomma un greco giovane, abbiamo preso dall'Orco, per cui è sul centrodestra. Magari Tonelli era più funzionale in questo momento e non siamo riusciti a completare questa idea. Mi dispiace, perché Tonelli, vorrei sottolineare che è stato uno dei giocatori più importanti dei difensori in questa prima parte della stagione. Ecco, gli italiani oggi ci sono quelli della Juve, Romagnoli e Tonelli. Ma è stata la Samp ad opporsi o non si è trovata una quadra col Napoli? Perché ad esempio la Samp non l'ha liberato, perché il Napoli l'avrebbe dato volentieri a noi, perché aveva probabilmente, mi sembra, più certezze che potesse giocare rispetto a quello che fa con la Samp. La stagione di rilancio, perché Lorenzo effettivamente stato determinante in questa prima fase della Samp. Quando sono arrivato al Natale mi sembra che la Samp fosse fra la prima miglior difesa, prima di Natale, prima di dicembre, e è stato decisivo anche nel valorizzare il difensore di destra Andersen. E sono così, non sono dispiaciuto per quello, però insomma, speriamo per lui e per loro che le cose vadano bene lo stesso. E da una parte sono anche contento, ecco, che lui sta dimostrando, certo, che ti resta l'ore, cosa che a Napoli l'ha fatto a sprazzi, perché prima hanno tra l'altro avuto qualche problema fisico. Però insomma, è un giocatore che me sinceramente lo reputo da Napoli o da Roma, ecco. Vabbè, ma per lei è anche un figlio Tonelli, presidente, dai, lo possiamo dire, cioè è un giocatore al quale è molto legato. L'ho visto crescere, guardi, io sono a Montevideo, al nostro centro sportivo, sai, lui è arrivato che aveva 10 anni e ora è un uomo fiero, un giocatore fatto e un padre di famiglia, per cui l'abbiamo accompagnato nel percorso di crescita e ritengo anche che ci ha dato anche delle belle soddisfazioni. Allora, con noi è anche collegato il nostro direttore Umberto Chiarello. Buongiorno Umberto. Buongiorno Umberto. Buongiorno, buongiorno, buongiorno presidente. Siamo, come hai sentito, l'hai riconosciuta la voce del presidente dell'Empoli. Il presidente ci ha svelato che ha provato a riportare
Tonelli in Toscana, da lui lì ad Empoli, di dove è nato e cresciuto. Io, Umberto, prima di lasciarlo le tue considerazioni, a questo punto completo semplicemente il quadro. Presidente, abbiamo anche saputo, poi le chiedo in tal senso anche conferma, che il Napoli, per farle prendere Tonelli, gli ha detto sì, però tu l'anno prossimo ci dai Bennacer. È così? Sì, diciamo che c'è un interesse da parte del Napoli su questo giocatore e noi siamo contenti, ecco, del fatto che abbia questo interesse, la società è importante. Ecco, ritengo che è un giocatore che può giocare nel Napoli, nella Roma e nell'Inter. Per il livello che è, 97 di dicembre, è appena a 10 partite da titolare in quel ruolo. Grande dinamismo, grande piede, grande personalità, insomma un giocatore importante, ecco, voglio dire. Però insomma se ne sono accorti Cristiano e Ancelotti, hanno già mostrato quando giocammo a Napoli apprezzamento, e vediamo quello che succederà. Il ragazzo è una garanzia, però è ovviamente destinato a lasciare Empoli alla fine del campionato. Umberto. Presidente, quanto l'ha venduto al Napoli, ce la dice la cifra? No, il Napoli non l'ho venduto perché insomma perché la rimandiamo a tempo dovuto, ecco. Ma poi con il Napoli, sinceramente il Napoli c'ha un rapporto di grande come di cordialità e collaborativo, ovviamente sa, poi hanno colto anche l'occasione, gli ha venduto mezza squadra, credo, però... che no, gli no, ha venduto così... mezza squadra, è una bella bottega Napoli, eh? Sì, e devo dire, ora insomma sono contento di questa cosa perché si sono dimostrati normalmente giocatori da Napoli, ecco. Sì, sì. Napoli ha 22 sì, giocatori sì. forti, nei 22 giocatori forti c'è anche Mario Rui e Isai che si sono... Zielinski è anche molto merito suo, se è vero che l'ha venduto dall'Udinese, lo sappiamo, però... Sì, infatti. Ci sono passati Tonelli, Sepe e Valdifiori, ci sono passati, no? E sì, presidente, sì, ci sarebbe potuto stare anche uno come Zajc, peccato che ci è arrivato prima il Fenerbahce, poi. Sì, Zajc è un giocatore molto tecnico, leggerino, un po' più da Sarri, mi sembra, come idea di calciatore, palleggiatore. Ora noi si è cambiato modulo... Vai Umberto, vai. Mi dice una cosa per favore. Bennacer, che ruolo ha? Bennacer è un centrocampista centrale che può giocare sia solo, sia a due, sia a tre che a due, perché è molto dinamico, molto a grande fisicità. Non è alto, è alto quanto Allan, è dinamico quanto Allan, però ha un gran piede, tanto per dare un paragone fisico, però sì, il sinistro è magnifico, il sinistro, e c'ha un bel sinistro, ecco, un bel sinistro che ovviamente sì. ora sta acquisendo padronanza del ruolo, perché ma da un punto di vista di interdizione è Rino, però No, nel punto di vista di interdizione è arriva addosso, te lo trovi addosso e appeso, nonostante non sembri, ma ti arriva addosso e poi non molla mai, a questa caratteristica del ragazzo, che non è di solito un giocatore così di questa qualità, magari non è troppo, come dire, aggressivo, invece è anche aggressivo. Presidente, ma posso fare un paragone ardito? Vai Umberto. Assomiglia a Pjanic? Ma guardi, Pjanic lo reputo un giocatore di grande tecnica, che la Juventus l'ha trasformato in anche un giocatore di corsa, di interdizione, e ora da quanto fatica fa a Roma era abituato a fare il giocatore di qualità e basta, tant'è che faceva anche 7-8 gol, ora da quanto corre mi sembra che i gol li faccia più, per dire, questo è diventato un giocatore dinamico, a volte correndo tanto si perde anche di qualità poi
nell'esercizio di una gara, ecco. No, Pjanic no, ecco. Pjanic era un trequartista che hanno trasformato in centrocampista centrale o mediano, ecco. E ora, allora, fare paragone a un giocatore di Vigera lì, a me mi somiglia, faccia conto, a Torreira della Sampdoria, solo che Benassere è più tecnico, ha un piede, ha una visione superiore, ecco. Però Torreira è un giocatore da 10 sotto l'aspetto dell'aggressività e della, certo, certo, del recupero palla, ecco, ecco, qualcosa in più. E allora le faccio un altro paragone. Però, lo Bocca Benasser, che ne pensa? Come ha detto, non lo conosco. Così. Ah, quindi quello del Celta non lo conosce, presidente. Vabbè. Presidente, ma mi consenta invece di farle un'altra domanda alla quale sicuramente può avere più semplicità di risposta, e poi la salutiamo chiaramente per il tempo che ci ha concesso. Ma se le dico che la valutazione di Benasser è attorno ai 20 milioni, milione e più, milione e meno, e che comunque si può lavorare su delle contropartite, ci vado molto lontano dal vero? Ma sì, diciamo di sì, però vede, noi dobbiamo fare valutazione oggi. Il mercato, il valore dei giocatori lo fa la squadra che lo tengono, perché che lo vogliono. Però il Napoli un'opzione ce l'ha. Il Napoli è molto attenzionata, ecco, okay. A certe cifre lo farebbe, oggi io a certe cifre non lo farei più, ecco, non lo faccio, ecco. Ah, ecco. Sono convinto che a giugno, quando avrà fatto completato un certo iter credo che, ripeto, sembrava che venisse la Roma a chiedercelo e non è venuta, per dire oggi, 20 giorni fa, perché sapevano che noi non l'avremmo dato adesso, però ecco, che un giocatore può giocare nella Roma, nel Napoli e nell'Inter. Benissimo. Posso fare una domanda finale per salutarlo? Vai, per chiudere. È una mia curiosità da portiere in eterno. Ma Sepe è un buon portiere o un grande portiere? Secondo me è diventato un grande portiere. Ecco. Da noi ha fatto vedere che aveva grandi dosi, poi il giorno di ritorno, quando venne da noi, si era un po' distratto e quindi era giovane, ma a me mi sembra proprio maturato principalmente come uomo, e ora secondo me è veramente il punto di forza del Parma, perché il Parma difesa e contropiede, due grandi contropiedisti e un gran portiere, ecco, io in questo momento lo vedo un portiere da squadra importante, ecco. Poi ovviamente io dico questo e deve fare quello che ha fatto nel giro d'andata quest'anno e continuare a farlo fino alla fine, poi bisogna dare continuità di rendimento, ma veramente ecco, non sono sorpreso, perché anche a noi ci ha fatto vedere che aveva questa prospettiva, poi negli ultimi 3 anni è stato a guardare, non lo so, però ecco, ora mi sembra veramente, ora è un 91, 27, 28 anni, mi sembra pronto per un club importante, ecco. Benissimo, presidente. Io ne approfitto, presidente, mi dica l'ultima cosa, ma il povero Russai, che gli passa? Era venuto a Napoli, che aveva fatto cose ottime all'inizio. Vabbè, con Ancelotti, Russai, presidente. Sta vivendo un momento un po' difficile. So che è andato un momento un po' difficile, Napoli c'ha la concorrenza di giocatori forti, perché vedo il ragazzo che gioca Malquisi, è forte, e quindi poi da questo deve trovare una reazione, perché un anno fa si stava parlando di un giocatore di livello internazionale, che faceva bene anche nella panchina nazionale. Sono passaggi così, da poi di essere un grande giocatore deve anche dimostrare di passare attraverso questo momento nel certo. Migliore dei modi. Presidente, è stato un privilegio, grazie, a presto. Grazie. Un saluto grazie. Al presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi.